in realtà noi non crediamo alla festa di Halloween, non è una festa della nostra tradizione e insieme all'azienda abbiamo pensato di stravolgerla per darle un senso di solidarietà, di generosità e l'abbiamo chiamata la festa dei centri trasfusionali, dove non ci sono zucche vuote ma ci sono sacche piene. È una giornata di festa, è un'apertura straordinaria nei centri trasfusionali della ASL Toscana Sud-Est. Noi ci troviamo a quello che si trova presso l'ospedale della Fratta a Cortona. I donatori hanno risposto, ci confermano gli operatori sanitari, ma l'appello rimane, c'è bisogno appunto di sangue. È mancato soprattutto quest'estate, abbiamo avuto dei momenti molto critici e grazie agli donatori e alla collaborazione delle associazioni abbiamo contribuito a rendere meno critico il periodo estivo per le donazioni di sangue. Attualmente stiamo passando un altro periodo critico, cioè la mancanza degli emocomponenti. È importantissimo donare plasma, capiamo i donatori perché la donazione di plasma dura all'incirca tre quarti d'ora, quindi è un po' più impegnativa, ma è fondamentale. Come si può diventare donatore di sangue? Allora, basta avere 18 anni, superare i 50 kg di peso e non avere patologie pregresse, insomma comunque prima viene fatta una visita dove viene accertata lo stato di salute della persona e dopodiché viene dato un appuntamento per donare il sangue. Una scelta di cuore? Una scelta per aiutare le altre persone bisognose e noi tutta la famiglia doniamo, sia mio marito, mia figlia, e aspettiamo mio figlio minorenne che anche lui possa donare sangue. È una cosa che secondo me va fatta assolutamente perché l'idea di donare e dare una piccola parte di se stessi a qualcun altro dà proprio gioia, ti fa sentire una persona migliore. E sento parecchi anche ragazzi della mia età, più grandi, più giovani, che dicono, magari partono con il pensiero di vabbè, a me non importa, finché non succede a me. Però il problema è se un giorno succedesse a te e non c'è chi dona il sangue, va a finire male. La donazione è qualcosa che fai appunto senza voler qualcosa in cambio.